Jennifer Lawrence, quella volta in cui mi chiesero di dimagrire. Se ne sentono sempre dire molte sul fisico di Jennifer Lawrence, la bellissima attrice protagonista di Motor e Red Sparrow, ma a volte la fantasia supera davvero la realtà. Una visione distorta. Ragazza stupenda e dal fisico asciutto e longilineo, Jennifer Lawrence ha sempre avuto un rapporto particolare con il proprio corpo, ma non per sua volontà. Spesso e volentieri l'attrice, diventata famosa grazie al ruolo di Katniss Everdeen in Hunger Games, è stata considerata curvy per via delle sue forme non simili a quelle delle top model o delle star che siamo abituati a vedere a Hollywood. Una definizione questa che la fa andare su tutte le furie, perché Jennifer non considera affatto normale o curvy il suo fisico, tutti mi dicono che adorano che ci sia qualcuno con un fisico normale. E io dico tipo, non ho un corpo normale. Faccio Pilates tutti i giorni. Mangio, ma lavoro molto di più rispetto a una persona normale. Recentemente Jennifer Lawrence ha rilasciato delle nuove dichiarazioni che riguardano sempre il suo rapporto con il cibo, Hollywood e il lavoro, confidando che una volta è stata sottoposta a una vera e propria pratica umiliante per perdere peso. Senza fare nomi, l'attrice premio Oscar ha detto che una volta, per costringerla a dimagrire, una regista l'ha fatta stare nuda in una stanza con delle ragazze magrissime per spingerla a calare di almeno 7 kg in 2 settimane per ottenere un ruolo. Abusi verbali di ogni tipo. Una ragazza prima di me era già stata licenziata per non aver perso abbastanza peso in poco tempo, e in tutto quel periodo la regista mi ha fatto stare in fila, completamente nuda, con circa 5 ragazze che erano decisamente più magre di me. E quindi eravamo l'una accanto all'altra con solo le parti intime coperte, ha rivelato Jennifer Lawrence. Dopo quella pratica così degradante e umiliante, la regista mi ha detto che avrei dovuto usare quelle foto nuda al fine di trarne ispirazione per la dieta. Cosa ha fatto allora il Lungolav? Ha chiesto di parlare a un altro produttore per capire come mai bisognava sottoporsi a questo terribile regime alimentare, e la sua risposta è stata altrettanto umiliante e inopportuna, mi ha detto che non capiva come mai tutti pensassero fossi grassa, credeva che fossi perfettamente SC lei. Poi mi ha chiesto se volessi recitare in un porno, insieme a molte altre cose che sarebbe inappropriato ripetere qui con questo vestito. Insomma, se Jennifer Lawrence non è stata molestata da Harvey Weinstein, sicuramente non ha incontrato persone più gradevoli nel corso della sua carriera. L'attrice ha detto che all'inizio ha dovuto chinare la testa di fronte a questi trattamenti umilianti, altrimenti non avrebbe mai avuto una chance a Hollywood. Non volevo si parlasse sui giornali di queste storie imbarazzanti. Volevo solo un lavoro. E le cose sono cambiate quando ha ottenuto il ruolo di Katniss Everdeen nella saga di Hunger Games, il Lungolav ha tenuto a precisare che ha lavorato tantissimo per far sì che le teenager apprezzassero di più il carattere forte di Katniss invece del suo fisico e che si è opposta a farne un personaggio scheletrico, non volevo che le giovani ragazze saltassero la cena per somigliare a Katniss.